In diretta dall'Autodromo Nazionale di Monza, ovviamente a casa nostra in Italia. Buonasera da parte di Raffaele Lelli per voi, Roshi. E ovviamente a raccontarvi questa social race. Non sarò solo io, e quindi diamo il benvenuto ad Andrea Badolato. Ciao Andre. Grazie mille, ben ritrovati anche a tutti i ragazzi che tornano qui a seguirci in live. È stato un periodo di pausa, abbiamo seguito insieme i vari GP. Questa settimana quasi sicuramente seguiremo insieme il ritorno della Formula 1 anche in terra azera, in Azerbaijan, per il Gran Premio. Sì, l'Eco Road è già lì pronta che ci attende. Sono già in pista invece i ragazzi che stanno, gli 8 piloti che stanno partecipando a questa social race. Per la verità dovevano essere 10 sicuri, poiché ci mancano Kuntra e Marcolino che non sono riusciti a... per difficoltà di connessione, ecco. Speriamo, magari riusciremo a ritrovarli in gara. Per il momento spetta davanti a tutti Real Fedele 7, Antonio Fedele con la sua Mercedes giallo gioia, visto che più volte si è legato a questo colore. 1.47.901, quindi l'unico ad essere riuscito a scendere sotto il muro dell'1.48. Roach 36, non è un pilota strano, qualcuno di nuovo, ma è Luca D'Amico, campione della Master League ovviamente del 2019, che per il momento si è fermato a 114 millesimi dal tempo di Fedele. Terzo posto per un Patrick Speri, portacolori Bentley, e che suo assetto corsa competizione. Non sentiamo Andrea, intanto mi segnalano Andrea, io dovrei avere tutte le condivisioni attive. Comunque procedo con Patrick Speri molto aggressivo all'ingresso della Ascari, vola con essenzialmente questa barca a vela, ovvero la Bentley Continental GT3, che per il momento si è fermata a 629 millesimi dal tempo di Roach. E, pardon, dal tempo di Fedele, e a soli 15 millesimi dal tempo di Roach 36, ovvero Luca D'Amico, un po' di spari che a ruote coperte questo assetto corsa competizione nelle tre gare che si sono disputate si è trovato davvero molto bene. Fit Flaminio per il momento accreditato della quarta piazza. La Ferrari AF Corse sarà felice di ciò, buon Giancarlo Fisichella. Quinto posto anche per Marco Drago, altro pilota Bentley che decisamente non passa inosservato, non solo per la stazza. Insomma, abbiamo avuto un rapido confronto tra la sua Bentley e la Mercedes che stava tornando ai box di Fedele, decisamente più possente la vettura di Marco Drago, che comunque sfoggia una livrea anche decisamente particolare, decisamente vistosa. Poi Andrea Longagnani, altro pilota della Ferrari, che danza sui cordoli qui alla variante Ascari. Vediamo come si sta comportando. Per il momento i primi 6 sono nell'arco del secondo, quando mancano 1 minuto e 30 al termine di questa sessione di qualificazione. Dietro Long, se non vado errato, abbiamo intravisto Mr. Crive. Sì, entrambi con la stessa livrea, probabilmente cambia il numero, probabilmente il team è quello, ma ci sono davvero tante livree qui sotto corsa menzione. Ecco, un mondo nuovo che un po' alla volta stiamo scoprendo, anche a livello di live, di regia. Perdonateci eventuali errori nel mentre, stiamo cercando di impararla il più rapidamente possibile. Di Errong, che per il momento rimane sesto a 816 millesimi dal tempo di Fedele. Mr. Crive a un secondo e mezzo invece ancora non è riuscito a trovare ritmo anche nella settimana. Long mi diceva che aveva espresso dei pareri un po' contrastanti nei confronti dei cordoli nel circuito dell'autodromo di Monza, specie nella variante Ascari, anche se assicuro che per quei due giri che ho fatto con il pad alla roccia sul richiamo a destra sono esploso più volte, quindi bisogna essere particolarmente attenti. Andiamo a vedere che ci transita in quel settore proprio Andrea Lungagnani in questo momento. È il panettone interno che permette il decollo, il salsicciotto, quindi i piloti che sono molto accorti. Per il momento vediamo anche Di Lecce fermo ai box. Luigi che ancora non si è trovato bene. Attendiamo conferme eventualmente dai ragazzi in live. Approfittiamo anche di qualche telecamera, poiché andiamo ad inquadrare Luigi. Intanto Andre, occhio che si sente il tuo rientro, grazie. Andiamo ad inquadrare Luigi, approfittiamo anche di queste telecamere, quindi un po' particolari, insomma, per apprezzare qualche inquadratura differente. Mentre che viene sposta la bandiera a scacchi, quindi noi torniamo ai pit. Guardate quanti giri dobbiamo fare per riuscire a vedere la qualifica. Si è preso la leadership Roach 36, quindi Luca D'Amico 1.47
817, restiamo on board con lui, anche perché dovrei fare un ennesimo giro di grafiche per poter, di menu sotto menu per poter cambiare visuale. Approfittiamone quindi di questo onboard anche abbastanza suggestivo, con la telecamera posta decentrata, ecco, rispetto a quanto si usa fare nei vari onboard. Si lancia verso la schiena, sfrutta tutta la pista, è staccata, bella, soprattutto rumore dei freni molto molto aggressivo qui sui cordoli interni. Quanto danza, quante correzioni, spettacolare questa immagine con Luca D'Amico che va aggressivo sui cordoli della variante Ascari. È rimasto solo lui in pista, ha già la pole position di 84 millesimi di vantaggio nei confronti di Fedele, per il momento nelle prime tre posizioni, tre vetture differenti come era consentito. Andrea, intanto occhio che risento di nuovo la mia voce, grazie, vediamo se dalla live ci confermano intanto che ti si sente o meno. Intanto ringraziamo di nuovo in effetti anche il buon, intanto leggo anche Kuntra, è una decimo con una Lamborghini, quindi forse i ragazzi Marcolino e Kuntra sono riusciti ad entrare. E ringraziamo il buon Lorenzo D'Amore per la resub, in effetti non andando live tanti piloti si sono dimenticati eventualmente di rinnovare, forse me ne sono dimenticato anche io, vado a dare uno squarto rapidissimo. Ta-da, perfetto, anche per me 7 mesi, ciao loro, compagni di 7 mesi, perfetto, quindi questa termina così la sessione di qualificazione, poco empatica, un po' per le visuali, un po' per noi novizi, dobbiamo dare da spettatore, e un po' soprattutto per me che mi distraggo ringraziando i ragazzi dalla chat, ma sempre belli. Sta arrivando l'hype train, attenzione, così con due sub, con tre sub consecutive, grazie Andrea Longaniani, il buon Dier Long, sia protagonista in pista che qui in chat, anche per lui 7 mesi, effettivamente 7 mesi fa immagino abbiamo iniziato, ci siamo spostati da YouTube a Twitch, poiché il bot di YouTube era un po' birbante con i nostri contenuti, mentre che Andrea sta cercando di risolvere le sue varie difficoltà, noi andiamo a confermare quindi la pole position per Luca D'Amico, Roach 36 davanti a Real Fedele, Patrick Speri, Fit Flaminio, Dier Long, Marco Drago, Mr. Crave, Di Legge, e purtroppo non vedo che gli altri ragazzi hanno preso le vetture. Siamo in otto. La visuale dell'elicottero, possiamo protagonista dello web. Molto bene, bravissimo Andre. Buon divertimento, no? Non divertitevi troppo però, piano piano che siete in pochi, in otto andate tutti quanti a punti, non facciamo griglia invertita, no, saranno 40 minuti di gara. Penso 25-26 giri i ragazzi riusciranno ad effettuare, a percorrere, mentre che Andre tenta di entrare, uscire, provare a fare qualcosa. Andre, avvocato, ci sente? Vediamo, aspettiamo magari la conferma da parte dei ragazzi dalla chat. Tanto manca poco più di un minuto all'inizio, essenzialmente del giro di formazione per i piloti, per portare le gomme in temperatura, per soprattutto portare la pressione nel giusto range di lavorazione, poiché è questo pure proprio simulatore, anche se siamo su console, ci sono davvero tanti valori da dover sistemare, alla quale dover prestare attenzione, quindi davvero molto molto divertente, molto punitivo sotto alcuni punti di vista, ma insomma, almeno non fai un euro di danno, nella realtà si farebbe molto di più, quindi va bene così. 30 secondi quindi all'inizio del giro di formazione. Ricordiamo con la prima fila con Luca D'Amico e Real Fedele, seconda fila per Speri e Flaminio, terza fila per Long e Marco Drago, quarta ed ultima fila per Mr. Crive e Luigi Di Legge. Abbiamo sentito anche da parte di un eventuale, ecco, Marco Lucconi in pit lane a darci il countdown. Grazie mille Marco, anche per questi 10 secondi. Perfetto, scade adesso il timer, quindi vetture che dovrebbero muoversi senza troppe difficoltà, poiché non abbiamo viste di grosse difficoltà di connessione, almeno questo è positivo. Da questa modalità no, non, per il momento non mi fa tornare. Probabile. Un po', si stuzzicano un po', ok, non ci sono i contatti, quindi molto bene. Allora, Roccia 36, Fedele, Speri, Flaminio, Long, Marco Drago, Crive e Di Legge si sfideranno per i prossimi 40 minuti qui sull'autodromo nazionale di Monza. I piloti si pavoneggiano, si burleggiano un po'. Roccia 36 rimane piantato lì, fa addirittura retromarcia, un gesto di stizza, non lo so.
magari va a gommare l'uscita della prima variante per favorire un po' la trazione quando i piloti arriveranno in quel tratto. Croce 36, poi Garibaldino cerca di conquistare la prima posizione. Insomma, stiamo vedendo un po' di cose, però solo social race possiamo permetterci anche questo. Primo piano proprio su Luca D'Amico in pole position. Ecco, sotto questo punto di vista auguriamoci. E cosa su Fedele? No, ok, voleva essere protagonista, ma sono successe un attimo cose. Auguriamoci, ecco, che Formula 2021, i prossimi campionati di Formula 1 possano avere anche queste varianti in più. Sarebbe ecco, essenzialmente andrebbe ad aumentare quel livello di simulazione almeno della realtà. No, per il momento comunque non c'è il torneo pit, allora prepariamoci tra pochissimo per il via di questi 40 minuti di gara per questi 8 protagonisti. Dispiace non avere in pista Marcolino e Kundra, che si erano organizzati, ci avevano provato a correre. Marcolino l'avevo visto anche entrare nella lobby quando eravamo nelle prove libere. Kundra addirittura iniziare la qualifica, poi ha fatto puffete. Non so se sul server Discord è arrivata qualche notizia da parte dei piloti, qualche direttiva da parte della direzione gara eventualmente. Sì, non c'è nulla, non leggo nulla. E allora, direi che possiamo andare avanti. Hype Train per il momento di livello 1 ha terminato, però va bene, ci sta, cioè tanto che siamo riusciti ad iniziare il primo livello, la seconda volta che tra l'altro andiamo in Hype Train, la prima volta arrivavamo al livello 4 se non vado errato, quindi davvero grazie a tutti quanti i ragazzi che nonostante anche il fatto che adesso sia più leggera tra virgolette la situazione, ecco, sempre con dovute protezioni eccetera eccetera, un po' i vari vaccini, un po' i cambi di colori tra zona bianca, gialla eccetera, insomma la sera si tornerà a fare un po' bisboccia, quindi grazie ai ragazzi che ci stanno seguendo anche in questa serata, che ci accordano la loro preferenza nel mentre che i piloti si stanno preparando per tornare sulla, non torneranno sulla griglia di partenza, in realtà si dovranno posizionare l'uno a fianco all'altro per poi dare il via, per poi seguire la partenza lanciata e dare il via quindi a questi 40 minuti di gara. Però cercano, forse sono anche le prime volte in questa manovra, quindi cercano un po' un modo per organizzarsi. Il gioco sotto questo punto di vista è davvero molto preciso, quindi davvero ben sviluppato. Ovviamente un porting, per quanto castrato insomma dalla sua versione PC, in diverse meccaniche è davvero molto molto efficace e molto molto ben riuscito, quindi si spera che, come detto in precedenza per Formula 1, si possa imparare da quanto fatto da Kuno Simulazioni, che tra l'altro nella maggior parte delle novità della sua versione, soprattutto su console, avevamo sentito anche in un'intervista del CEO, del co-founder di Kuno Simulazioni, intervistato al buon Lunatic. Un'intervista che potete trovare per il completo sul suo canale. Intanto sventola la bandiera verde con essenzialmente Fedele, che è partito dalla pole, che era leggermente avvantaggiato nei confronti di Luca D'Amico. Restiamo con una telecamera dall'elicottero che ci permetterà di apprezzare tutto quanto il gruppo in staccata verso curva 1, la prima variante dove è Fedele con la sua Mercedes che arriva in prima posizione, inseguito da Luca D'Amico, che viene tamponato da una Bentley, finisce in testa coda anche una Ferrari, un disastro proprio al centro del gruppo con la Bentley di Patrick Speri che va a tamponare la Ferrari di probabilmente Longa. Era una Ferrari. Non so se magari tra live ci possono riferire se il problema è stato risolto. Vediamo. Sì, intanto aspettiamo che magari i ragazzi ci confermino che ti si sente. Va lunga intanto la Ferrari di Andrea Longagnani, quindi dopo curva 1 Fedele davanti a Roccia 36, poi Dier Long inseguito da Marco Drago, no, perché Marco Drago è la Bentley, e quindi Patrick Speri è l'attacco di Long. C'è un po' di difficoltà anche sotto questo punto di vista, forse primo giro che deve permettere ai piloti di aggiustarsi con i vari passaggi nelle varie fotocellule, di poter utilizzare questa telecamera, così riusciamo a capire un po' meglio quanto sta accadendo in pista. Marco Drago che quindi si è preso la quarta posizione nei confronti di Dier Long, lì davanti allora guida le operazioni Real Fedele, Antonio Fedele davanti a Luca D'Amico, segue in scia, ha ottenuto la pole position, ma come detto in precedenza gli è un po' sfuggita. Intanto Lopez che Lorenzo Tamone, grazie mille Lore, ci conferma che Andre ti si sente.
Ah, ecco, ce l'abbiamo fatta allora. Dopo ma che ciò, buonasera cuffie, allora. praticamente sulle gambe, una mezza rotta, una un po' rotta e l'altra dovrebbe essere funzionale. Ci sono i gatti che stanno protestando, dovremmo esserci noi su quelle gambe e invece no, non si può, sono occupate. E tanto vediamo perché c'è Long in settima posizione che torna ai box, quindi forse è stato lui a sbagliare la staccata ed andare a centrare la vettura. Vediamo se riusciamo a tornare in dietro, perché c'è la funzione replay, magari in questo modo possiamo rivedere quanto accaduto in curva 1. Con forse eh sì, la Bentley va a toccarsi con Flaminio, Patrick Speri che si tocca con Flaminio e poi parapiglia con Long, è arrivato al contatto con Speri, anche con Marco Drago nel rientrare in pista, quindi davvero una situazione sfortunosa. Long, quindi intanto Marcolino in scrive in chat che è un peccato non aver preso parte a questa gara, vabbè sarà per la prossima. Eh sì, un peccato soprattutto perché era entrato, non so cosa è successo poi, il gioco non gli ha ridato la vettura, se non è più riuscito a rientrare, quindi... E allora il gruppo si è decisamente schierato dopo quanto abbiamo rivisto, anche grazie alla funzionalità replay in curva 1, dopo il contatto e quindi è avvenuto tra Patrick Speri e Fit Flaminio, errore proprio di Speri che va contro le barriere, almeno l'abbiamo visto finire in testa coda. La telecamera non aiuta affatto, riparte in questo momento dalla via di fuga. Ripartendo, ma mi sembra che sia sempre... Adesso è sesto, viene passato, scivola settimo. Okay. Devo aggiornare lì. Perché queste telecamere inquadrano cose? Quelle telecamere sono un po' piazzate in maniera. Ma, diciamo che anche la modalità non proprio smart del... diciamo così. Sì, Speri si trova ora praticamente è dietro Fleming, quindi ha perso veramente tantissimo. Paradossalmente quella dell'elicottero è la migliore poiché almeno insegue la vettura e vabbè, ce la facciamo andare bene sul campo, diciamo. Sì. Intanto Luca, perdonateci che lo chiamiamo Luca, ma Roach Luca è vicino molto più a... E allora restiamo on board proprio con Luca D'Amico che insegue Roach 36 e effettivamente il resto del gruppo è abbastanza sgranato, con Luca come vedete in sovrappressione a 570 millesimi da Fedele, poi Mr. Crive in scia di Marco Drago. Ed in idem Patrick Speri vicino a Flaminio, ma Patrick Speri che ha commesso quell'errore, probabilmente anche qualche danno. Ecco, in effetti, già che ci siamo, potremmo approfittare per andare a rivedere quanto è accaduto a Patrick Speri. Da qui c'è stato anche un sorpasso da parte di Flaminio con Long. Oh mamma, cosa sto vedendo? Stiamo mettendo decisamente in difficoltà il gioco del replay. Troppo aggressivo sui cordoli interni, perde il controllo della vettura, bravo Marco Drago a scartarlo, rimane appena fuori dalla traiettoria ideale, riesce a ripartire quindi in questo modo Patrick Speri, aiuta almeno la funzione del replay, ma è difficile arrivarci al fattaccio, però almeno ci siamo arrivati. Vicinissimo D'Amico, stava per impattare proprio su Fedele. Stava per prendere. Sfiorato di un nulla. Tanto ai box Patrick Speri. No, non c'è un'animazione. Sta uscendo in questo momento. Stop and go 30 secondi. Ah, ho ricevuto uno stop and go per Xperi e credo che stia andandosi o a ritirare o a scontare lo stop and go, non so. Tornato ai box manualmente. Sì, tornato ai box, ora fermo. Allora purtroppo sarebbe un peccato, ecco, perdere un altro protagonista, soprattutto così veloce, perché gli è andato tutto male fin dall'inizio con... sì, arriva a ritiro in questo momento, si rimane in 7, perdiamo purtroppo Patrick Speri, campione della Premier League del 2018. Sì.
Come detto, una buona qualifica perché si era qualificato al terzo posto. Era arrivato appaiato a coro 1 con Luca Flaminio. Flaminio, che con la traiettoria interna è riuscito a girare davanti alla sua Bentley. Poi è arrivato quel contatto nella via di fuga. C'è stato anche Dierlong che si è trovato un posto di blocco. Ha dovuto girare sulla sinistra scartando le due vetture. Spari, che a sua volta ha girato a sinistra, quindi è arrivato al contatto. Nel rientrare in pista sono arrivati a baciarsi anche con Marco Drago, che invece aveva girato sulla destra e ha girato tutto esterno per evitare la vettura di Flaminio in testa dal centro della carreggiata. Quindi è arrivato un contatto anche in quel frangente. Sicuramente danneggiata la vettura di Long, che poi nel corso di ciò che rimaneva del primo giro ha perso in effetti altre posizioni. E poi purtroppo dopo la sosta, probabilmente anche per Patrick Spernie c'erano dei danni. Dopo la sosta è arrivato questo stop and go. Non ho fatto caso se aveva, diciamo, ecceduto con il pit limiter, con la velocità in pit lane, e quindi per questo sono arrivati quei 30 secondi. Intanto Luca davanti è sempre molto molto vicino a Fedele, sembra averne un po' di più. Purtroppo con le telecamere, essendo fisse, non inseguono le vetture, quindi non aiutano molto, Sì, almeno le prime compaiono come due. se comparissero all'improvviso, comunque ci si ferma sulla pista e poi arrivano le macchine, un po' Project Cars style, intanto Luca si va a vedere. E allora approfittiamo della visuale dall'elicottero, per quanto faccia Micro Machine, e ne approfittiamo almeno per sapere le vetture che affrontano l'ESMO 1 e l'ESMO 2 all'Autodromo Nazionale di Monza. Poi abbiamo la possibilità di andare on board con Luca D'Amico alla caccia della giallissima AMG GT3 di Real Fedele. Ovviamente tutti quanti montano il vuoto decisamente più possente, ecco, il rombo della Mercedes, se non vado errato, se non vado errato, perdono, intanto è uscito fortissimo Luca D'Amico Mamma mia. dalla Ascari, tenta subito l'attacco, si mette scia, poi esce dalla scia, appena esce dalla scia sembra quasi piantarsi la sua vettura, poi si riavvicina, appena entra nel vortice, nel muro d'aria infranto da parte dell'AMG GT3 di Real Fedele. Dovrebbe essere un 6 litri se non ricordavo male. Perdonatemi comunque gli errori tecnici, se eventualmente ci saranno, gli strafaccioni molto probabile che ci saranno. Comunque, Roccia 36 rimane in scia a prove di Antonio Fedele e vedremo se ci sarà l'attacco eventualmente alla staccata della prima variante, poiché sta guadagnando molto sul dritto, si fa vedere negli specchietti del suo rivale che copre la traiettoria centrale, almeno accenna una timida difesa, poi ritrova la carreggiata di sinistra, per ovviamente sinistra del pilota, per favorire la staccata, avere una traiettoria andando a sfruttare la parte destra dei vostri teleschermi della carreggiata. In questo modo, ovviamente, si ha la traiettoria ideale, si sfrutta di più la pista, anche un po' ciò che permette in più la pista, visto che lì c'è un tappetino posto all'esterno. Perfetti entrambi sui cordoli precisi, ma bravi comunque anche tutti gli altri ragazzi, c'è da farne una menzione. Purtroppo, come detto, peccato non avere Kuntra e Marcolino, però anche Speri per il ritiro, ma i restanti, insomma, sopravvissuti si stanno comportando molto bene per il momento. Marco Drago è stato sopravanzato da Dierlong, che si è stoppiato, immagino, poi Marco Drago ci risulta terzo, poi Mister Crive. Poi di Lecce che va largo alla prima di Lesmo, impatta contro le barriere, pesante l'urto per Luigi di Lecce e poi finisce nella via di fuga, nella ghiaia di Lesmo 2. È Botto fermo, lo vedo fermo. severo, sì, incidente molto pesante, ecco, per Luigi di Lecce. Non so se c'è la safety car sul assetto corsa competizione, non ne ho la benché minima idea. Credo di no. Ah, ritiro intanto anche per Luigi di Lecce. Tolong ha dato un po' largo in uscita dalla scheda. Ecco, giuro che nelle precedenti gare i piloti erano molti di più, soprattutto si sono impegnati di più nel portarla fino alla bandiera a scacchi. Ecco, diciamo, mettiamolo sotto questo punto di vista. Un po' un peccato, ecco, avere la live per questo spettacolo un po' mesto. C'è sì la lotta tra Fedele e Roche, però gli altri protagonisti li abbiamo persi in curva 1. Il drago che dietro l'uomo sta perdendo comunque abbastanza, da 7,5 a 8,6. Ora vediamo il livello di ritmo. Non so se Long ha una gomma più fresca. No, il passo gara dei giri singoli non me li dà. Non me lo dà. No. Comunque, restiamo con Luca D'Amico alla caccia di Antonio Fedele. Si fa sempre vedere la staccata della roccia.
arriva sempre in zona di una staccata decisamente folle, visto il tipo di vetture, cambia molto la guida rispetto a quanto siamo abituati, non solo a livello di codice, tra Formula 1 e assetto corsa competizione. Quello è sicuramente fondamentale, ma anche proprio del feeling e della fiducia anche che hai, sulla vettura. Sotto la Altro sopraelevata. pistolone di Marco Drago, sto cercando di doppiare praticamente Alonso. Speriamo non arrivi con una penalità, non... Se ne ha di più Marco Drago, penso può passare tranquillamente. La mia cosa è che Long, cioè, non mi è sembrato aver commesso degli errori Marco Drago, ecco, solo questo, quindi non particolare, ecco, che Long sia davanti. Tanto segnalo anche che Fedele, pilota che corre sempre il numero 77, sulla sua vettura ha il 77, ecco, non so nemmeno se c'è la possibilità di scegliere un numero, oppure è un caso fortuito che sulla Mercedes giallo gioia ci sia il numero 77, oppure si possono personalizzare le livree. Non credo, che l'editor non c'è, tanto si fa vedere sempre. Bello anche lo scoppiettio del rilascio da parte della Ferrari di Luca D'Amico, che continua ad inseguire Antonio Fedele per la prima posizione dei sei, diciamo, eroici da questo punto di vista, anche perché anche con il caldo inizierà ad essere pesante, ecco, riuscire a portare a casa queste serate. Piloti che si stanno contendendo questi 40 minuti, sono già trascorsi 15, quindi sono filati via abbastanza rapidamente. Non so se è 40 minuti più un giro di gara. Di solito si fa quel più un giro. Tanto Fedele è molto largo alla prima di Lesmo. Gioco che è anche abbastanza severo con gli avvisi per track limits. Considera molto se si è guadagnato o se si è. O se si ha perso del tempo. Quindi non dovrebbero esserci. Non dovrebbe scaturire qualche pensiero un po' ansiogeno, negativo, nella testa di Fedele dopo questo largo. Buonasera intanto anche da Advanced Apple, Giovanni, ciao. Grazie mille, ci stiamo organizzando Ben per Formula ritrovata. 1. Sì, per fortuna avremo anche qualcosa. Non vogliamo, come dire, continuare a pigiare sull'acceleratore. Stiamo cercando di dosare Formula 1, perché poi diciamo che da luglio in poi si arriverà fino a luglio 2022, Ah, ma praticamente. infatti il problema è quello, né? Dice, vabbè dai, giugno, poi c'è un mese dove non fate nulla, non è, c'è luglio, uno dice, vabbè, agosto allora ti L'anno prendi come scorso abbiamo vacanza. fatto andare fino quasi a Ferragosto, e poi Sì, siamo infatti. ripartiti praticamente a fine agosto, quindi e di là fino a giugno. Ma infatti non è dice, vabbè dai, agosto vi riposate, no? Hai il gioco, Esatto. social, Formula Ci Open, hanno perché c'è il fregato con questa data fermento. del nuovo gioco, ci hanno fregato perché proprio prima di agosto, e chiaramente non è che il gioco lo puoi andare a prendere poi ad agosto, ecco, lo prendi subito. Ogni anno noi diciamo lo prendiamo e poi lo prendiamo subito. Sì, è sempre. Aspettiamo i tagli del prezzo, ma non ne vale la Aspettiamo. pena prenderlo subito. Anche perché quest'anno, in effetti, forse è davvero la prima volta dove non ne vale la pena. Perché le piste nuove che interessano, dove si potrebbe fare qualche open, Imola, Portimão, non ci saranno, e nemmeno Jeddah. Anche se Jeddah non so quanto sia una Formula 1, però. Non so quanto ne va, anche perché personalmente, che ho sempre preso la Steelbook, insomma, qualche edizione un po' più tra virgolette da collezione, comunque che dia un po' di piacere averlo a livello fisico, quest'anno non ci sarà, si farà solo la Digital, e, diciamo almeno a livello di pre-order e la Deluxe, per avere le Sì. sette icone, se non vado errato, con Massa, Button, Coulthard. E poi quelli che abbiamo già visto, però Schumacher, Senna, Prost e Rosberg, che però erano già presenti, insomma, tutti, c'è solo Coulthard essenzialmente a livello di aggiunta, tutti gli Diciamo altri erano già pesante, che non presenti. è che sia proprio un'aggiunta, diciamo, permettilo di dire, Io credo che a proprio livello di da coding di cassaforte. peso sia bello pesante, visto il mascellone, quindi credo che quello sia tanto. Sono 2 giga di aggiornamento solo per aggiungere un'eventuale barba, se può. Come F1 valuta attentamente i tagli con guadagno, assolutamente. E quello è il problema. Se magari Codemaster facesse una chiacchierata con Kunos per valutare un attimino qualche.
non dico scambiarsi il laser scan dei tracciati, perché Però insomma. arrivare a qualche compromesso, Dai, sì. invece, senza esagerare, forse. Provarci almeno, ecco. Comunque è bello vedere che finalmente si possono fare live su ACC. Grazie Luigi. Sto impazzendo, però sì, si possono fare. È un Stiamo peccato cercando. che sia andata male stasera, però si possono fare. Diciamo solo che prima di andare in là abbiamo fatto un No, briefing per capire un po' il funzionamento, perché non è molto semplice passare dalla modalità spettatore a non... cambiare pilota. È Vabbè, ma ci colleghiamo 5 minuti e un attimo, sì, un'ora. C'ho la pasta che devo scolare. No? Sì. Se Farris Diciamo. vorrà dividerlo con me, bene, a settembre sì. Ah, fate i magheggi con il digitale, bravi ragazzi. Ma se non vado errato era già in pre-order da MediaWorld a 62, quindi già è un inizio Tutto sommato, sì. eventualmente. Non so su Amazon come sia messo, dovrei andare Vabbè, Raffa oggi a vedere. era per rompere il Possibile. ghiaccio. Anche se non ricordo se questa è la. Mi pare si sono fatte già 2 settimane di gare. Però sì, Sì, non siamo riusciti a questa già, trasmetterla. siamo già e dovremmo farne altre, credo, faremo anche sicuramente la prossima settimana un altro appuntamento, magari. Vediamo se ci organizziamo anche meglio. Decisamente più da campionato, ecco, rispetto a quanto abbiamo visto su GT Sport, che ci abbiamo provato, il gioco sembra darci fiducia, ma è un po' borderline quella fiducia che appena ti volti un attimo, appena dici dai, possiamo battagliare, esplode tutto, quindi forse per GT Sì, non potrà Sport. mai avere la Oh, lungo spettacolarità, di diciamo, Fedele, sì. scusami, è andato Sangue e poco. drittissimo Fedele alla prima variante. Una manovra decisamente birbona, birichina questa di Fedele, che lancia il polistirolo. La variante posta nella via di fuga davanti a Luca D'Amico. Luca D'Amico, non so se ha ricevuto una penalità. Fedele, dalla grafica non c'è uscito nulla. Luca D'Amico si fa vedere alla staccata della roccia, nulla di fatto. Oh, quasi vicino a tamponarlo, per la verità. Approfittiamo della funzionalità replay per andare a rivedere l'errore di Tonio Fedele, dato che vedevamo ancora delle vetture in maniera particolare, ecco, ferme. No, è al giro successivo l'errore. È arrivato lungo, ha provato a fare la variante, poi nell'ultimo tratto ha deciso di abbattere la cartellonistica e ci può stare. E allora si torna sempre con Luca D'Amico all'inseguimento di Antonio Fedele, dato Marco Drago dopo essersi fermato ai box. Torna in quinta posizione. Vedo una vettura ferma. L'uscita dall'Ascari. Ah, di Long, Erlong, errore. facendo Mannaggia. manovra. Oh, entrambi ai box, sia Fedele che Roccio 36. Quasi al contatto, che rischio. Vediamo se c'è qualche animazione ai box, visto che finalmente siamo con una vettura che torna ai box. Ovviamente i piloti che devono Ho un po' guidarla. sospetto, vediamo se è confermato. I piloti che devono portare la vettura fino alla piazzola per poi fare la Non vedo. sosta. No, 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 non c'è nulla, anzi, meglio non vederle. Era me, ecco, diciamo che il sospetto che avevo è purtroppo, era anzi fin troppo clemente, perché abbiamo visto questa compenetrazione di Luca D'Amico che è entrato come. Io sono finito a Milano intanto nel replay, cosa sto vedendo? Perché ho rotto il gioco, scusate. No, basta, Passando esco dalla da replay. No, Brescia ho rotto diventa cose. Brescia. Ho rotto tutto. Tutta Il giro del nord, tutta Lombardia. Non so, vedere ancora i box. Tutti e box. Tutti e box. Sono più macchine box che box. Riparte in questo momento Fedele, subito dopo Luca D'Amico, probabilmente un po' tardato anche per il stop and go Sì. per Fedele. 30 secondi anche per lui per eccesso di velocità. Lo stesso errore commesso da Patrick Sperry in uscita dalla pit lane. Pit limiter che non ho fatto caso a quanto è impostato. Non so se
Non penso sia la velocità della Formula 1, se non vado errato, è ridotto a 50 per le GT, forse, però, Un eh. poco come penalità poi, 30 Sì, 30 secondi. secondi, non è urca. Il pit limiter è a 50, grazie Gigi. Ok, allora, l'autodromo essenzialmente un po' ovunque a 50, almeno quelli nazionali in Italia. Perfetto, grazie mille. Vedremo se Formula 1 avrà fatto qualche passo in avanti tra meno di 24 ore. Però lui non, lo sai, non fidiamoci troppo della beta, perché hai visto che nella beta del 2018 era divertentissimo girarsi in frenata perché si bloccava il ponte posteriore. Sulla Formula 2018 nulla, solo consumo e ultra temperature delle gomme, poi tutto il resto di buono che c'era nella beta l'hanno tolto. Avrei preferito, ecco, rimanere accecato in Brasile, visto che qualche palazzo era piazzato male. E da quanto si legge sul forum, non se ne può parlare, però sembrano esserci delle innovazioni interessanti, almeno dalle idee, poi lo sappiamo sempre, appena il gioco arriva sugli scaffali è decisamente differente. Dalle aspettative sia degli sviluppatori che comunque devono andare un po' incontro alla massa. Non tutti in effetti comprano il gioco per farci i campionati, molti soprattutto. Immagino anche da ora l'ingresso dell'EA, della parte single player, dell'offline che si andrà a sviluppare sempre di più di anno in anno, si punterà anche su quello. Io essenzialmente un gioco a due facce, no? Capisco che sarà difficile, intanto torno in box a vedere per scontare i 30 secondi di drive-thru, capisco che sarà difficile, però visto anche quanto si è sviluppato ormai l'eSports in questi ultimi anni, fare una modalità eSports con tutte le cosine belle che ci piacciono e una modalità arcade invece bella anche per poter correre contro l'intelligenza artificiale. Torna in box allora Antonio Fedele per poter scontare questi 30 secondi e non so nemmeno se potrà giocarsi il podio, visto che transitano Marco Drago, Mister Crive, Flaminio ancora non si è fermato e mancano 15 secondi, eh sì, 15 secondi. Ottimista, 15 minuti, 16 e 25 per la precisione al termine della gara. Non siamo nemmeno, sì, abbiamo passato la Sì. metà. Un Ultimate Team, le temperature erano fantastiche. Cioè io a Singapore mi stavo buttando. Fortuna che ci fu quel contatto con Talzo, perché non sarei mai arrivato alla fine del Formula 2018 a Singapore. Non è... Tra l'altro, poi andarono a sistemare quel problema che era dovuto in realtà all'engine grafico, perché era il primo anno che avevano fatto quel passo in avanti. Stop in contatto rimosso come da grafica per Real Fedele. Nel 2018, se non vado errato, era il primo anno che avevano fatto quel passo in avanti sul, diciamo, riflesso sullo pneumatico, insomma, renderlo più lucido della notte, no? In Bahrain, ricordate, fu promosso come primo video per Formula 1 2018, fu un onboard in Bahrain, se non vado errato, con una Toro Rosso o una Renault, e quindi c'era un problema con le sospensioni che per alcuni fattori si andavano un po' a compenetrare con l'asfalto e quindi non si poteva agire troppo perché semplicemente c'era da rifare tutto e quindi finì in quel modo. Nessuno tocchi tasto, assolutamente no, Stem, anche perché da quel momento migliorato tutto, è dato errore da parte di Fedele alla variante della roccia, rientra in maniera molto aggressiva il pilota a bordo della Mercedes giallo gioia. Per me era più bello. Ci può anche stare, insomma, perché bisognava essere bravi comunque a gestire le temperature e lo pneumatico, quindi anche lì probabilmente poteva venire fuori la bravura del pilota. Personalmente è stato uno dei capitoli più noiosi, perché nemmeno c'era il sovrasterzo, era né carne né pesce. A questo punto era il 2017, dove in un modo o nell'altro rischiavi di girarti ogni tanto, però erano le vetture nuove, più... pardon, era il primo anno dell'Halo, 2017 erano le vetture nuove, però erano più filanti, ecco, le vetture nonostante l'arrivo dell'Halo. Stavo vedendo che stavo cercando meglio un po' i tempi e riesco a vedere, ecco, l'epilogo dei giri, sì. Flaminio torna ai box e anche per lui è un problema della Ferrari. I piloti in lontananza non hanno la visiera, poi man mano che si avvicinano alla telecamera, Kunos simulazioni li dota di una visiera. Va bene, può capitare. Allora, tra pochissimo, quindi sarà Roach 36 a tornare in testa. Se la telecamera ce lo inquadra, oh, eccolo qui.
Marco Drago virtualmente in seconda posizione. Vedremo dove saranno questi piloti dopo la sosta di Flaminio. Direi che per seguire i piloti ai box la visuale dall'elicottero è decisamente la migliore. Flaminio è ancora fermo ai box, sta per transitare ora Luca D'Amico sul rettifilo principale. E quindi Luca sopravanza Luca, doveva capitare, andava detto, sapevamo che sarebbe successo prima o poi. E Marco Drago sta uscendo adesso dalla parabolica. Il pallino che rappresenta Luca Flaminio è ancora fermo in pit lane, quindi comunque ricordiamo Luca ripartiva dopo curva 1 dall'ultima posizione, quindi difficile per lui giocarsi il podio, probabilmente una top 5. Passa allora Marco Drago, transita Mr. Crive che inaspettatamente quindi si potrebbe giocare il podio, e Luca Flaminio che disabilita ora il limitatore, quindi per lui c'è la possibilità di andarsi a giocare il podio con Mr. Crive. Attendiamo magari il passaggio alla fotocellula del T1 per capire quanto sono separati i due piloti. Per il momento ci viene accreditato un Mr. Crive lontano 6 secondi da Marco Drago. Aspettiamo allora che vadano alla staccata della prima variante, alla staccata, pardon, della seconda variante, insomma quella della Roggia. Per ora Flaminio ci viene dato terzo, ma Crive è passato, infatti eccolo qui, Crive. Sì. 5 secondi e 7. Vediamo se con l'usura che quindi avrà in meno Luca D'Amico in questi ultimi giri riuscirà a recuperare nei confronti di Crive per il terzo gradino del podio. Per quanto riguarda la gara di stasera, pista all'apparenza semplice però cordoni insidiosi, assolutamente se Luigi. È un gioco dove non puoi entrare in lobby senza aver provato. Ho fatto un piccolo passo avanti rispetto a ieri, ma ero ancora più lento della lobby. Dopo il botto dell'Esmo 1 la macchina era malconcia e avrebbe avuto poco senso continuare, però si stava gommando. Assolutamente, io ho provato con il pad, non so come mi è venuto in mente, ho provato. La prima volta ho fatto la roccia sono decollato sul panettone interno, ma... Noi dice, vabbè, è esagerato, decollato. No, no, si stacca tutto. Ha lasciato il pad, mi è ricaduto in mano. È stato incredibile. Formula 2017 e 18 sono due pagine negative dei capitoli di Formula 1. Il 18, sotto alcuni aspetti, addirittura peggiore del 17. Probabilmente per i bug, sì. Io ad oggi non so se, almeno tra i capitoli nella quale ho corso un campionato, questo Formula Italian Team. Non so se metterà alla pari questo 2020, ma penso che preferirò sempre e molto di più il 2016, poiché si sentiva la differenza anche con il pad nel poter gestire la gomma. Era un gioco dove mi trovavo bene, dava gusto insomma avere il posteriore della vettura così leggero, quindi forse non mi ha stressato troppo perché non ci ho fatto campionati, ho fatto solo la Formula Open. Però ecco, se la giocano personalmente tra il 2016 e il 2020, quest'anno è stato decisamente solido. Ok, qualche difficoltà a livello di connessione può sempre capitare, soprattutto quando si è in tanti piloti, tanti campionati da dover gestire, e quindi possono capitare che anche delle situazioni che ti fanno odiare eventualmente il gioco, te lo fanno mal digerire. Però ecco, già il fatto dell'avere la safety car dal day one penso possa aver aiutato anche ad affrontare la stagione, visto che negli anni passati, già nel 2017, se ti giravi a corona il primo giro abbandonavi la lobby e basta, arrivederci. Quest'anno invece si è potuto provare almeno a girare fino agli ultimi due giri, poi eventualmente la safety car da lì non usciva più, e questo, ci vorrebbe un direttore gara manuale, un giro di celebrazione che si diceva, la possibilità di annullare magari eventuali penalità che vengono prese dal gioco direttamente da parte di questo direttore gara, decidere quando far rientrare la safety car, quando farla entrare, quando ci vuole un regime di virtual safety car. Queste accortezze in più servirebbero, che per carità, per me è facile, ma immagino a livello di codice, soprattutto questo del direttore gara manuale, sarebbe tanto lavoro, ecco, da dover fare. Sì. Stem, il 17 e 18 a mio parere sono stati migliori, il 19 è stato uno dei peggiori, il 2020 mi è piaciuto invece di legge come gioco, nulla fisica, dove nemmeno a fine stagione sono riuscito a capirci qualcosa, però gameplay solido, safety car crash, 60 fps e pochi bug, godibile, peccato per i miei 300 problemi tra volante vecchio e nuovo. Ecco, questo proprio dicevo, anche un gioco solido eventualmente per il duo della Williams e la Master, quest'anno è stato un gioco che quasi mi sento di dire che non hanno usato, perché se noi in due avranno fatto 10 gare, visto che hanno saltato la prima metà di stagione, ma Felix perché non arrivava al volante, Luigi prima non arrivava al volante, poi gli impegni lavorativi, e quindi
si è perso, ecco, la possibilità che c'era di potersi gustare il capitolo. A livello di fisica non ho percepito queste grosse differenze rispetto agli anni passati. Ho percepito il capire il setup, perché per la prima volta sentivo delle modifiche, lo dicevo anche in una live con Flamin e JSport. Una modifica sul setup si sentiva quest'anno, almeno personalmente. L'anno scorso invece nulla. Corso con lo stesso setup dalla Cina, quindi con Lopez che mi prendeva in giro, perché è sempre quello. Mi chiedeva il setup e gli davo sempre quello. Purtroppo avevo quello. E quest'anno invece sentivo le modifiche. Il 2020 mi è piaciuto come gioco, non la fisica. Ah no, ok, perfetto. Direi che possiamo tornare in pista, perché Flaminio l'avevo visto a 3 secondi. Infatti, ultimo aggiornamento, 3 secondi e 4 per Luca Flaminio, con la quale andiamo on board. Allora, visto che abbiamo l'occasione all'inseguimento dei Mr. Crime, recuperato quindi 2 secondi negli ultimi 8 minuti, però, se non vado errato, dopo che ha fatto la sosta. Quindi, può andarlo a prendere, ma deve essere davvero rapido. 7:30, se non vado errato, girano Sì, un po' il livello di tempi. per nove. Allora, l'ultimo giro di Luca D'Amico, 1:48,6. Andiamo a vedere allora l'ultimo giro di Mr. Crive, 1:49,7, quindi un secondo e uno al giro. Siamo a 2,9, mancano 6 minuti e 54, girano su 1,50, dovrebbero esserci almeno sicuri alla portata almeno altri 4 giri. Quindi dovrebbe riuscire ad arrivare lì sotto e poi tentare il sorpasso, ma tutt'altro che facile con queste Infatti, si è abituato alle scie qui, se ne può un po' dimenticare. No, soprattutto dice il concetto, ok, dai, arrivo sul secondo, poi ho il DRS. Arrivi al secondo Ma e lì è peggiora lungo, tutto ora. ma non è che non si avvicina, cioè, si avvicina, ma si avvicina. È un altro mondo, veramente. Fedele comunque è risalito in quinta posizione dopo la sosta più per scontare i 30 secondi, poi sesta ed ultima posizione, purtroppo a chiudere il gruppo già sopravanzato dal leader per due tornate di Erlong, troppo ingaggiato in curva 1, sfortunoso sul contatto che lo ha visto protagonista, insomma era nella via di fuga per evitare i contatti, purtroppo poi è stato travolto dalle vetture che erano state coinvolte nei contatti, poi un errore proprio qui all'Ascari per Long nel proseguo del GP. 3-0 è dato Flaminio da Crive, forse ha commesso un errorino, pure Crive che orgogliosamente, no, 2-5 sta rispondendo ai tempi, forse un po' Crive che sta rispondendo ai tempi, un po' Flaminio che sul dritto faccia come Giacomo, quel volante non sta dritto, particolare, zigzagava un po', non so se è una tecnica per tenere le gomme in pressione, in temperatura, non ne ho la benché minima idea, o forse il force feedback non perfettamente settato, o talmente forte che non. Il buon Luca deve fare un po' di push-up, ecco, per reggere il force feedback, perché è particolare, sembrava zigzagare quasi. Come sottolineava spesso Flaming, in cui sono stato questa ambizione è quasi impossibile sorpassare, a meno che tu non vada quasi 2 secondi più veloce. Sì, infatti si era pensato di cambiare, di aprire in effetti per questa gara a piloti con diverse vetture, però ti ritrovi a giocarti per il terzo posto tra due Ferrari, quindi un po' complicata, anche nonostante. Vedi, questo è il fato, quando una cosa non deve andare, non va. Non so se è stato il gioco, ma ho sentito un'esplosione discreta. No, non ho sentito niente. Ah, avevo sentito un po'. Vabbè. Comunque, Flaminio 2-2 da Mr. Crive. Sempre all'inseguimento quindi di Marco Crivellaro, entrambi marchiati Ferrari, la 488 GT3 dovrebbe essere la versione Evo questo 2020 se non vado errato, comunque decisamente tanto il delta del tempo di Flaminio stava un po' scapocciando, molto molto bella comunque diciamo. Arriva 1 e 8, mancano
3 minuti e 40, sicuri altri due giri e probabilmente 2 e mezzo, visto che poi non basterà il tempo. Ecco, non so se le impostazioni, come detto, sono termine dei 40 minuti più un giro di gara, lo scopriremo tra poco più di 3 minuti. Casco rosso fit, anche questo, bravo, bravo Luca. Alza un po' di ghiaia intanto in uscita dalla roccia Marco Crivellaro. Inizia anche a sentire la pressione di Luca Flaminio, che gagliardamente sta risalendo per la terza posizione. Forse un errorino in percorrenza questa volta per Mr. Crave alla seconda di Lesmo. Ho visto il posteriore della sua Ferrari scondolare, un po' di terriccio alzarsi, forse troppo interno sul cordolo interno, perdonatemi la mia ripetizione, però era quello. È un'altra traiettoria rispetto a Formula 1. Comunque nel richiamo a destra della Ascari quasi si tende a tagliarlo, qui invece i piloti girano larghissimi, molto tondi. Ovviamente per le vetture, ma anche perché il cordolo si sente a sto giro. Sente, l'ho sentito anche io in modalità principiante prima, quando ho fatto due giri ed ero praticamente in modalità veramente spettatore. E quindi sì, mi dispiace, non eravamo live, vi siete persi il rientro in pista di Andrea Badolato. Dovevamo fare i test, serviva qualcuno a guidare. Dovrei aver salvato la clip, quindi questo è altro nel Blu-ray di fine anno. Potrebbe essere il contenuto che dà qualcosa in più. Palese, sì. Disco d'oro adesso da nulla. Non è di musica, sì. Però ci inseriamo una cover di Flemming. E... Flemming alla Biassono o Biassono, non ho mai capito come si dice, quindi la chiamo curva grande. E... Occhio che è un secondo e uno, però. 1 e 10 al termine, quindi dovrebbero chiudere questo giro, dove siamo davvero sul filo, quindi deve essere bravo Luca a girare sotto l'1,50, se no potrebbe addirittura finire qui sotto l'1,55. Devono girare, quindi per ora sono sul 48,9, meno di un errore, di una lotta dovrebbero farcela a poter fare a chiudere questo e poi percorrere un altro giro. E quindi tra pochissimo ci sposteremo su Roche 36, Luca D'Amico prima posizione, pole position, leader intanto sì, inizia ora l'ultimo giro e diciamo pole position per Luca D'Amico, che si è subito bruciata poiché nella partenza lanciata Antonio Fedele lo ha sopravanzato facilmente. Fedele che ha guidato tutta la gara fino alle soste, certo con Luca che si faceva spesso vedere in staccata, poi da lì uno stop and go 30 secondi per non aver rispettato il limite di velocità in pit lane per Antonio Fedele, lo ha quindi arretrato addirittura fino alla quinta posizione. Inizia quindi l'ultimo giro anche per Mr. Scribe e Fit Flaminio a caccia di una posizione d'onore lì sul podio. Stacca tardissimo alla prima variante, arriva molto sotto a Mr. Scribe, ha guadagnato almeno una decina di metri solo nella staccata verso la prima variante, mentre che Luca D'Amico è in questo momento alla seconda di Lesmo. Curva grande per Fit Flaminio, poi Roggia, non dovrebbero arrivare degli attacchi a meno di un errore di Mr. Clive in questa fase. Forse potrebbe esserci una speranza magari all'Ascari. Crive che non esce benissimo, qui ci sarà un po' di pressione alla prima e alla seconda di Lesmo, mentre che Luca D'Amico esce dalla variante Ascari, si difende addirittura Crive alla seconda di Lesmo. Grande difficoltà, Sì, in quest'ultimo giro forse anche la gomma che sta cedendo e la pressione. Mentre che Luca D'Amico entra ed esce in questo momento dalla parabolica, però c'è la possibilità di attacco da parte di Luca Flaminio, che invece no, decide di rimandare. E allora Roccio 36 che passa sul traguardo, Luca D'Amico vince questa social race a Monza. Siamo con la lotta tra Mr. Crive e Fit Flaminio.
Si prende tutta la scia Flaminio di Crive. Potrebbe esserci un attacco alla disperata della parabolica. Traiettoria centrale per Crive, che forse va lungo. Va lungo, sì, finisce nella via di fuga. E allora Flaminio ne approfitta, ringrazia così. Sale in terza posizione. Purtroppo l'errore di Crive lo priva della gioia del podio in una pista che, come detto in settimana, lo aveva stressato molto. Primo quindi Luca D'Amico, secondo Marco Drago, terzo Luca Flaminio, quarto rammaricato Marco Crivellao, ma che però ci ha provato fino alla fine, quinto posto che sta per arrivare per Antonio Fedele, che aveva guidato la gara per buona metà di quest'ultima. Purtroppo poi uno stop and go, come detto in precedenza, lo priva della gioia del successo, o di almeno duellare per questo successo contro Luca D'Amico nella seconda metà di gara. Purtroppo lui ha avuto occasione solo nella prima. Sesto posto, sta per arrivare mestamente, piano piano, non so se ha finito il carburante, Andrea Longagnani di Erlong, che dalla velocità direi che non ne ha più. Tanto addirittura i fuochi d'artificio, no. Grazie. Sì, un Andrea Longagnani che procede a modale a passo d'uomo. Ma non so se ha davvero finito il carburante, quindi se lo termini si pianta lì la vettura, perché fermarsi, ok, che Enzo Ferrari, se non vado errato, diceva che la vettura perfetta è quella che si rompe dopo la bandiera a scacchi, però questa si è fermata, sì, poco prima. Dai, no, non ci credo, non credo sia un caso questo. Ma no, ma dai, ma Andre, scendi e spingi, no? Povero. Lo vedo anche mettere la prima, proprio più di così non va. Sessione conclusa, direi. Peccato, spiace. Dispiace per Andre, però non è arrivato, ecco, 90% di gara completato. Quindi prima posizione per Roccia 36, secondo Marco Drago, terzo Fit Flaminio, poi Crive, Fedele, Long comunque è arrivato ma non è arrivato tra quarto, ha completato il 90% di gara. È lì, dai, una spintarella. Era in pista, poi è ritirato purtroppo Di Leggio per Risperi, Kuntra e Marcolino, che non hanno potuto prendere parte a questa gara. Direi che siamo a Nelasci. Sì. sono e ora sto vedremo senza... se riusciamo a organizzare qualche altro evento, forse settimana prossima pubblicheremo il topic ora prima possibile, penso che già tra domani e dopodomani, quindi vediamo. Molto bene, allora direi che siamo in conclusione per questa serata. Io al solito vi ricordo, vi rimando le pagine Instagram, Facebook, insomma i vari social, il canale Telegram. Ma vi rimandiamo soprattutto alla Sport, no, no, Master e Prime, per favore basta, rifiatiamo, poi ne riparleremo, che sarà di nuovo lunghissima per altre 23 gare l'anno prossimo. E però vi rimando al sito, perché lì trovate tutte quante le informazioni, anche eventualmente gli highlights, gli onboard dei piloti, e soprattutto se siete interessati a prendere il via a questi GP, a vivere qualcosa in più, perché ad esempio in precedenza vedevo anche delle donazioni, presto arriveranno i trofei, quindi grazie a tutti i ragazzi in generale ci supportano, chi questa sera si è risubbato anche qui su Twitch, nonostante i contenuti ovviamente adesso con l'estate con il termine dei campionati scarseggeranno un po'. Grazie mille intanto alla regia per portarmi l'abbeveraggio, e quindi siamo definitivamente in conclusione. Io tra l'altro vi ricordo che giovedì, se siete interessati, ci sarà anche un evento su GT Sport, forse uno tra gli ultimi, per poi tornare a dedicarci magari a Formula 1 con un po' più di leggerezza. Siamo comunque definitivamente in conclusione, io vi ringrazio per averci seguito da parte di Raffaele Lelli, e quindi è definitivamente tutto. Io ringrazio ovviamente anche Andre per avermi supportato, no, in questa grazie serata. Grazie a te Raffaele, diciamo che abbiamo cercato di, come dire, conoscere anche un po' il gioco noi stessi, quindi piano piano vediamo, dai, vedremo di organizzarci in maniera migliore anche la prossima volta. Ovviamente grazie anche ai ragazzi che ci hanno seguito, non ho la lingua stile Senetta McQueen per tagliare il traguardo. Direi che concludiamo così con il buon Andrea Longagnani, che ci ha provato ma non è riuscito ad arrivare fino alla bandiera a scacchi. Come detto, quindi da parte di Raffaele Lelli è tutto, mi raccomando, come detto, anche seguiteci sui social, e direi che anche per questa sera è tutto, mi raccomando, andando a presto solo se fit novella. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao.